Sono 2.449 i casi di positività al Covid-19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Dei 2.449 i nuovi ammalati sono 1.508 e sono asintomatici, mentre 618 sono sintomatici. I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono stati complessivamente 22.326. I deceduti sono 29, mentre le persone dichiarate guarite sono 1.557. Nelle ultime 4 ore, dei 29 deceduti, 3 sono stati registrati nella giornata di sabato. Ancora un decesso, il 235esimo a causa del Covid-19 che si registra all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di una 77enne di San Giorgio del Sannio. Un paziente sannita è stato dimesso dopo essere guarito dal coronavirus. Ricordiamo che i pazienti positivi al Covid deceduti alla data odierna ammontano a 235, come detto, su complessivi 969 trattati. Ai molti che mi chiedono come mai tanti ottantenni ancora non siano stati chiamati a vaccinarsi, rispondo così: mancano le dosi. Detto questo, non mi è piaciuta la modalità con cui si è stabilita la graduatoria per i vaccinandi. A scriverlo il sindaco di Benevento Clemente Mastella. I fragili e gli anziani avrebbero dovuto avere la precedenza su tutti. Intanto i settantenni si iscrivono sulla piattaforma digitale. Io l'ho fatto nella giornata di sabato e attendo come gli altri con pazienza il mio turno. Il sindaco di Benevento ha ribadito che il virus e le sue varianti sono tra di noi. A Benevento e nel Sannio il contagio aumenta costantemente, diventando assai pericoloso. Da lunedì i controlli saranno più rigidi nel rispetto delle regole imposte dalla zona rossa. Saremo al fianco delle famiglie in difficoltà per la didattica, a distanza e con un nuovo bando per ottenere anche buoni spesa. Dobbiamo fare tutti assieme un altro sforzo per poter ritornare a vivere. In seguito alla positività di un giovane religioso di tutta la comunità dei frati cappuccini del convento di Pietrelcina, presieduta dal guardiano Fortunato Grottola, è finita in quarantena volontaria insieme alle suore francescane immacolatine, la cui sede si trova di fronte al convento. La situazione di emergenza è stata risolta dall'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, da poco cittadino onorario proprio di Pietrelcina, il quale ha celebrato la Santa Messa presso la chiesa conventuale dedicata alla Sacra Famiglia, mentre gli altri sacerdoti si sono alternati per le celebrazioni domenicali nelle altre chiese di Pietrelcina. In via precauzionale l'amministrazione comunale, retta dal sindaco Domenico Masone, ha fornito la possibilità a circa 200 persone, adulti e bambini, che erano venuti a contatto con il giovane frate positivo circa 2 settimane fa durante le lezioni di catechismo, di sottoporsi al tampone nasofaringeo. Sono fiducioso, ha detto il sindaco Masone, che i 2/3 dei tamponi finora esaminati sono risultati negativi. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato Raffaele Tibaldi e Davide Zarro, rappresentanti di un'importante area politica riformista e socialista, non solo del capoluogo ma dell'intero territorio provinciale. I tre hanno condiviso la necessità di intraprendere un percorso comune per lo sviluppo di Benevento e del Sannio e di convogliare le proprie forze su un'idea di una città e di provincia con una lista che debba rappresentare al meglio le istanze della nostra terra e dei suoi cittadini. Ringrazio Tibaldi e Zarro, ha dichiarato Mastella, per aver condiviso un percorso, lo stesso che muove l'azione politica della mia amministrazione. Lavoreremo insieme anche sul programma per le prossime elezioni per creare un percorso comune. Ritengo infatti che quest'area, con i suoi valori, rappresenti, dal punto di vista politico, un importante orizzonte per la città di Benevento. Lunedì si insiederà a Palazzo del Governo il neo prefetto di Benevento Carlo Torlontano, proveniente dalla prefettura di Pescara. Dopo un incontro con i dipendenti della prefettura ci sarà un vertice con le forze dell'ordine, il questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale dei carabinieri Germano Passafiume ed il comandante della Guardia di Finanza Mario Intellisano. A seguire alle ore 11 a Palazzo Mosti incontrerà il sindaco Clemente Mastella. Nel pomeriggio il prefetto Torlontano riceverà la visita del sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia. Ha tentato di accedere al carcere minorile di Airola dalla comunità con della droga occultata, ma il personale di polizia penitenziaria lo ha scoperto. La denuncia è del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del vice responsabile regionale del settore minorile Sabatino De Rosa. Donato Capece, segretario generale del SAP, ricorda che nella relazione annuale del 2020 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che traccia l'andamento del narcotraffico in Italia e di conseguenza descrive il consumo di sostanze illecite da parte degli italiani, è emerso che continua per il terzo anno consecutivo il trend crescente delle morti per overdose. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon,
uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Hair Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. Nutro è la linea di Cotril, è studiata per nutrire i capelli secchi. Come si evince dal nome, nutre in profondità i capelli trattati e sensibilizzati, conferendo setosità senza appesantire. La sua formulazione è basata su 3 estratti oleosi naturali, che sono l'olio di olivo, l'olio di equiseto e l'olio di monoi, che hanno proprietà nutrienti e idratanti. T-Bolli è un trattamento a base di trioxi, è una sinergia di proteine e di cheratina formulato per lisciare e rafforzare la struttura del capello. È composto da acido gliossilico, cheratina naturale e antiossidante, che creano un mix perfetto per un capello sano, forte e pronto a tutte le necessità. Hyalurox di Cotril è un vero e proprio trattamento di chirurgia estetica per capelli con un'innovativa formulazione che è ricca di acido ialuronico. Diciamo che il cuore di questo trattamento è il Prodigy Serum, ossia è un siero che si applica ciocca per ciocca con un'apposita siringa. Questo agisce sul capello in modo prodigioso, ristrutturandolo proprio dall'interno. Volevo rinnovare un saluto a tutti i nostri clienti e tutti i clienti nuovi che ci seguiranno, ma in particolare un saluto al nostro consulente Cotril, che è Francesco Pinto, che ci sta seguendo a 360 gradi su quello che è la formulazione di prodotti e trattamenti per offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Di calcio e del momento negativo del Benevento in ritiro dopo il passo falso casalingo con la Fiorentina per 4-1 si parlerà nel corso della trasmissione Break Sport alla passione giallorossa. Come dicevamo, TV7 a partire dalle ore 21 dedicherà un'ampia panoramica al campionato di Serie A, ma soprattutto ci sarà un focus approfondito sul cammino del Benevento in netta crisi. Opinionisti, giornalisti e ancora tifosi, telespettatori attraverso telefonate, messaggi, internauti potranno diventare protagonisti della trasmissione per affrontare il delicato momento del Benevento. Appuntamento alle ore 21 con Break Sport alla passione giallorossa. Parte con il piede giusto la stagione dell'Accademia, che sabato pomeriggio ha battuto 3-1, 16-25, 25-22, 25-21 e 25-14 l'Ancis Villaricca nella sua gara d'esordio. Il match si è disputato presso la palestra Rampone a porte chiuse e le giallorosse sono riuscite ad emergere alla distanza dopo un inizio tutt'altro che facile. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.